Un popolo davvero straordinario, quello italiano, al di là di critiche spesso a sproposito, quando c'è da fare solidarietà siamo i primi nel mondo. Lo dimostrano le tante aziende in questo periodo di emergenza sanitaria, lo conferma un'azienda molisana che pur trattando settori diversi, oggi ha aperto una linea capace di costruire qualcosa di importante che aiuta a migliorare la ventilazione polmonare ai pazienti affetti da coronavirus. Noi abbiamo sentito telefonicamente il direttore della ricerca della prestigiosa azienda, l'ingegnere matesino Salvatore Setola, che ci spiega nel dettaglio l'importante progetto. Dove si trova la sua azienda e come si chiama? L'azienda è la DR che sta a Macchia di Bernia. Ecco, che cosa produce in tempi normali? La nostra azienda è un'azienda che in tempi normali progetta, produce, commercializza e fa assistenza a autoveicoli. Ecco, ci vuole spiegare che cosa è questo particolare, diciamo, dispositivo, possiamo dire così, che state producendo e quali sono le sue finalità? Assolutamente sì. Noi sostanzialmente abbiamo aderito a un'iniziativa che abbiamo trovato sul web, c'è stato un ingegnere con un medico in Nord Italia che ha sviluppato questo progetto e l'ha condiviso. Forti del nostro know-how e della disponibilità di questa tecnologia, ci siamo sentiti di dover aderire nella maniera più veloce possibile. E la difficoltà è stata proprio questa, dalla sera alla mattina allestire e organizzare tutto quanto per poter saturare la nostra possibilità di produrre in prototipazione rapida questi componenti. In effetti è un raccordo che, denominato valvola Charlotte, Sì. si adatta a una maschera per snorkeling e la trasforma in una maschera di emergenza per terapia subintensiva. Quindi è un dispositivo che sostanzialmente aiuta il paziente in gravi difficoltà respiratorie a respirarlo senza far uso della sala di rianimazione. Ovviamente non è un dispositivo che si sostituisce ai dispositivi che si trovano nelle sale di rianimazione, Certo. ma consente di poter effettuare una ventilazione forzata. Di quale sostanza è fatto? Un materiale comunissimo che si chiama PLA, cioè acido polilattico, che si trova in filamenti ed è fatto apposta per le stampe 3D, ed è un materiale altamente biocompatibile, quindi un materiale che dà le garanzie per poter fare quest'uso. Avete già molte richieste? Sì, tantissimo, ho detto, noi attualmente abbiamo una capacità produttiva di circa 30 raccordi valvole al giorno. Abbiamo già ad oggi richieste per oltre 1.000 maschere. Ovviamente si tratta di un presidio che è già in uso? No, assolutamente no, perché è stato sull'intuizione di un medico del nord che era in grave difficoltà, ha contattato un suo amico ingegnere che aveva questa tecnologia e ha detto cosa si può fare per modificare questa maschera. Sono stati prodotti dei prototipi, li hanno testati, giustamente noi li ringraziamo, hanno condiviso il progetto, noi abbiamo preso la palla a balzo e abbiamo subito attivato la produzione di questi componenti. Naturalmente l'idea è stata sua? L'idea, no, diciamo questo è il lavoro di KIP, è un'azienda relativamente grande che ha tutta una sua struttura e quindi è un'idea che è venuta da tutta la famiglia. Vuole aggiungere qualcosa? Beh, niente, io spero che il nostro impegno è massimo in questa attività, noi abbiamo praticamente riconvertito una nostra attività di prototipazione, l'abbiamo fermata. E con tutte le difficoltà del caso le abbiamo direttamente volta esclusivamente a questa attività. Noi speriamo che non ci sia bisogno nemmeno di una maschera, però stiamo facendo il massimo affinché possiamo soddisfare alle esigenze. Ovviamente è qualcosa che mi facciamo a titolo gratuito e non ci siamo accollati tutti quanti i costi. DR Automobile sono sempre state vicine a questo tipo di iniziative. Bene, ingegnere, grazie, grazie per essere intervenuto e soprattutto grazie da tutti noi per la sua intuizione che aiuterà sicuramente tantissime persone. Grazie ancora e buon lavoro.